Ciao a tutti ragazzi, sono tornati con la parte numero 14 del Let's Play di Xenoblade Chronicles X. Allora, dovevamo iniziare il capitolo 7 se non sbaglio e i requisiti erano completare una quest ed esplorare il 25% di Oblivia. La quest l'ho fatta, 25% di Oblivia non l'ho ancora fatto, però sono vicino, sono tipo quasi al 20%, 19 punto qualcosa. Ma prima vorrei fare la quest dello Skell perché mi aiuterebbe tantissimo a finire le esplorazioni su Oblivia. Credo, immagino che con lo Skell e esplorare siano molto più comodo e veloce. Quindi, visto che era una cosa che volevo registrare, diciamo, adesso registro la cosa dello Skell, poi penso farò un taglio e continuerò col capitolo 7. Ti stai ambientando? Stai cominciando ad abituarti alla vita da Blade? Conferma. Fantastico, sono felice di sentirtelo dire. So che ultimamente sei stato messo a dura prova, ma stai facendo un buon lavoro. Hai qualche domanda? Qualche richiesta o semplicemente qualche preoccupazione? Vorrei pilotare uno Skell. Ah, davvero? Hai ragione, dimenticavo che non ne hai uno. Aspetta, non hai pure il brevetto Skell, non è vero? Ops, scusami, errore mio. Vedi, per pilotare uno Skell serve un brevetto. E lo rilasciamo solamente ai Blade che abbiano conseguito degli ottimi risultati, così siamo sicuri che saranno in grado di pilotarlo al meglio. E visti i risultati che hai già ottenuto, sarei tentato di lasciartelo sul momento, ma non è la procedura standard, non sarebbe corretto nei confronti degli altri. Ma se superi l'esame, il brevetto sarà tutto tuo. Superi l'esame di ogni divisione per ottenere il brevetto Skell. Spero sia, non sia una cosa troppo lunga. C'è una per ogni singola... Madonna... Sarà una cosa molto lunga. Mi sa che ho cambiato idea che non lo farò vedere tutto tutto in video, perché cioè 8 quest. Boh. Ok. Mamma mia. Quindi credo che a seconda della divisione mi chiedano di fare una cosa diversa. Sapete, quasi quasi... Quasi quasi dedico questa parte a prendere lo Skell. Sì. Questa parte mi sa che la dedicherò a prendere lo Skell. Quindi direi di fare prima quelli Harrier perché sono la mia... Come li chiamano? Fazione. A Primordia. Però male mi dice anche dov'è. Così magari velocizziamo anche un po' l'esplorazione delle mappe. Dovrebbe essere fatti... Wow. Ok, non ci resta che trovarlo. Spero che sia dall'altra parte della spia. Eccolo lì. Fermati! In nome della legge! Ma non possiamo combattere in acqua. Ah sì, ho cambiato un po' le skill, l'equipaggiamento, cazzo di genere. Niente esplorato. Wow. A livello 25 non dovrebbe essere per niente difficile. Ok. Sento abbassare un po' il volume.
Fatto. Beh, per il resto devi andare in ordine. Esame di abilitazione 1, no? Cosa, l'ho già fatto? Vabbè, non importa. Il 2 cos'è? 12... a Noctilum. Un momento che non mi fa vedere dov'è. Ah, sta qua sotto, ok. Idea di trasportarci qua. Perché ci sono in diversi punti della mappa. Uno, alcuni sono un po' qua. Ok, dunque dovrebbe essere qua attorno. Eccoli qua. Dove sconfiggi 12, sono un bel po'. Merda, ho già tagliato. Beh, me ne ho un shot. Ancora uno. Ed è fatto. Ok, fatta. Neanche la missione numero 2 è fatta. Spero fosse la più noiosa. Perché c'è... andare in giro a cacciare mob a caso. Tu cosa mi chiedi di fare? La mappa del sistema solare sulle vette monotone di Noctilum. Ah, siamo già a Noctilum. Fammi vedere la mappa dov'è. Me lo indica. Ah, qua. Roccia a tre piedi. Per fortuna è qua vicino. Credo di dover nuotare fino all'altra parte, ma non ne sono sicuro. Forse neanche, forse è qua sotto. Sia questa? No, non c'entra. Fammi vedere. La mappa dice che è praticamente in questo punto qua. Magari ancora più sotto. Probabilmente sì. Ah, là ce lo dice. Questo. Fatto. Questa è la veloce. Oh, che figo. Posso passare attraverso. Molto utile. Prossima missione. La 5. Minchia, devo raccogliere oggetti. Armadilli, roccia, Noctilum. Ma vediamo un po'. La mappa mi dice dove sono. O non lo devo cercare a caso. Temo mi devo cercare a caso. Che bello. No, dai, ma davvero? Cioè, devo girare così, senza meta, per prendere collezionabili, ma va. Oh, finalmente. Solo questa qua mi ci è voluto più di un'ora. Soprattutto per trovare quelli a Oblivia. Quelli a Oblivia ovviamente sono difficilissimi da trovare. Salviamo, va, perché... sa mai... missioni... numero 6, cosa ci chiede di fare? 15.000 crediti una sola volta. Cosa Frontier Nav? Sapete come sono che cazzo è Frontier Nav? Oh, bam! Ho dovuto semplicemente smanettare con le sonde, una cosa che non ho fatto vedere molto nel let's play perché è più una cosa da... touchscreen del gamepad, quindi non ci interessa molto questa missione. Vediamo la missione numero 7. Ok,
prendi l'arma per l'esame da tavola in via delle divisioni nella zona amministrativa. Innanzitutto io sono già nella zona amministrativa casualmente. Poi per fortuna finalmente mappa Ciccio, dov'è? Proprio qua vicino, guarda. Ah, qua. Sgancia. Cosa devo fare? Oh, tre cosi con un pugnale di prova, con un fucile d'assalto di prova, con una spada di prova. Ma non ho capito, me li ha già dati questi cosi o... No, queste sono armi che già io avevo di mio. Ah no, ecco, fucile d'assalto di prova. Ma quindi mi stai dicendo che io devo farmi una classe apposta, cioè un team apposta, diciamo. Allora, non già le stesse armi che uso io. Qui non ho nessuno che usa spade e pugnali, però. E fucili d'assalto. Ma che palle! Devo mandar via L, immagino. Ma che palle! No, non mi piace sta cosa. Vabbè. Olè. Quindi cambiamo classe. Classe. Fucile assalto, spada e pugnale. Qui facciamo l'ariete. Cambia classe. Speriamo che poi quando torno ad essere coso, giaguaro, quel che lei mi salva i cosi. Come si dice? La hotbar, le skill che avevo segnato. Perché io se no, vabbè, a parte più o meno me le ricordo. Quindi andare a uccidere mob a random. No, a random no. Mob specifici, tra l'altro. Grex imponenti di primordia. Mi segna sulla mappa. Stanno qua su. 3, 3, 3. Ok. Ah, io direi da segnare le cose di prova. Fucile d'assalto di prova. Che tra l'altro è comunque meglio di quello di default. Spada lunga di prova. Allora, dunque, dove sono? Qua sopra sono. Spero perlomeno che siano battaglie semplici. Perché io sono all'1. E ho le skill completamente a culo. Speriamo anche che non siano lo so. No, non sanno mai adesso. Ok. Minchia, sono a 23. Non so cosa fanno le mie skill. Ho 5 skill e non so che cosa fanno. Usiamole a caso. All or nothing. Wow, che cazzo. Ho una mossa melee col fucile. Però non è tutto male usare una spada, onestamente. Che figo. Si può di morire. Ok, perlomeno spada e fucile li contano insieme. Ma in realtà io ho una skill con la spada e tre da fucile. Ok, 2 su 3. Molto bene. Dobbiamo semplicemente trovare un altro e poi possiamo ricambiare classe. Ah, era solo uno dei tre? Non dovevo fare 3 con uno, 3 con l'altro e 3 con l'altro ancora? Ah, ma allora vaffanculo. Ah, ma allora... Tranquillo. Cioè.
uccidiamo questo e buona. Ma fammi cambiare classe, va là. Giaguaro corazzato. Cambia classe. Ti prego dimmi che la hotbar me l'hai salvata. Yes. Quindi ci manca una missione, vero? Abitazione 8, imposta. Vediamo un po'. Completa il manon tutto... Ah, dobbiamo completare delle quest? Dove sono? New Los Angeles? Sì, sono a New Los Angeles. Dobbiamo completare le quest. Cioè, la quest per fare lo scale ci dà la quest d'esame 8 che ci chiede di fare tre piccole quest. Ma io non lo so, veramente. Vabbè, una sta qua. Ah. Andiamo. Oh, oh. Posso usare questo dispositivo per trasportarmi sulla nave di Manon? Ma che figata! Non lo faccio ora perché sono già a corto di tempo, ma... Sì, ma dove devo andare? Ah, di lì. Levati! Mi spiace se è stato il dialogo, non... sto già perdendo troppo tempo. Incrementare le vendite della Candy Incredible, nuovo produttore d'armi. Dai. Sì. Devo parlare con tizio. Sull'astronave Manon. Perfetto, andiamo sull'astronave Manon. So che siamo ben oltre 20 minuti, ma... Oh. Settore di oblivi aggiornato? Stiamo aggiornando settori come... Cos'è sta roba? Che figata! Ma io ci voglio vivere qua. Sì, ti parlo. Guarda come ti sto parlando. Ah, comunicazione. Usa le lame gemelle oblique per sconfiggere... Io vi odio. Cioè no, io vi odio. Facciamo così. Visto che stiamo parlando di quest, tra virgolette, facoltative, facciamo che le faccio tutte tagliando, perché sennò veramente ci vuole un anno. Ok, mentre andavo a consegnare la quest... Cioè, mentre facevo la quest... Ho visto che per fare la cosa... L'esame numero 8, diciamo. Basta che tu facessi solo una di quelle tre quest. Quindi se completiamo questa quest abbiamo finito tutto. Togliamoci le pistole, perché sicuramente le rivolgono indietro. Qual è quella che voglio? Minchia. Questi due sono uguali, no? Vanno anche a munizioni gli armi a distanza. Vabbè. Sì. Tieni. Quello che vuoi. Sì, le cose belle. Sì, adesso questo qua inizia a vendere. Sì, dai, non sappiamo come va a finire. Alla fine muoiono tutti. Basta fare la cosa. Queste animazioni. Cosa sono queste inquadrature? Oh, mamma mia. Finita questa. Adesso posso avere il mio brevetto. Cazzo, ho dovuto sudare non so cosa per averlo.
Walter all'hangar della zona amministrativa. Allora. Ah no, l'hangar è lassù. Ok, ci siamo. Il mio brevetto! Sì! 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 Ora c'è l'esame finale. Prova orale. Cosa? No, cosa c'è? Scusami, bisogna usare un blade? Vabbè, facciamo i seri, va. Ho capito come potrei sfruttare. Sì, va bene. Dio, ma non è l'unico. Non ci sono abbastanza skill per tutte le divisioni. A volte potrebbe capitare di dover dare una mano, un'altra divisione potrebbe dare una missione. Ok. Sì, va bene. Confermo. Oh. Oh. Sì. Vabbè. Finalmente termino qui la parte numero 14 del Let's Play di Xenoblade Chronicles. Se il video è piaciuto, qualche punto di salto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.